Che cosa fa più paura nella vita? Le conseguenze disastrose che possono avvenire da una scelta, o il fatto stesso di non essere in grado di saper scegliere? Provate ad imprimere nella vostra mente l'immagine di un equilibrista al circo, nel pieno della sua esibizione. Lì, nel mezzo di quel viaggio nel vuoto, tra le luci colorate e il brusio delle persone, in un precario ma affidabile equilibrio. Un nuovo passo però potrebbe portarlo all'errore, ad un'imbarazzante quanto nefasta conseguenza. Eppure, quell'apparente equilibrio in cui si ritrova, in cui ha trovato fiducia, non rappresenta affatto una soluzione al problema. Ma allora, che cosa fare? Ecco, per molte persone, questa metafora rappresenta la condizione statica ed instabile di una vita. E se anche voi percepite questo silenzioso senso di inadeguatezza, la perenne convinzione di essere fuori luogo, in un contesto che sembra non appartenervi, permettetemi di aiutarvi. Qui, ora, con una storia tanto vera quanto falsa, fatta di parole non dette, di azioni mai compiute, ma che in una certa misura racchiude in sé la verità di milioni e milioni di realtà. Ma prima di iniziare, permettetemi di liberarvi dal faticoso sforzo di trovare una risposta a quella domanda che con altissima probabilità si è fatta spazio nella vostra mente nel momento esatto in cui ho iniziato a parlare. Chi sono io? Ebbene, credo che sia a questo punto doveroso presentarsi, dunque concedetemi di farlo. Io sono voi, chiunque voi siate. Potete immaginarmi come una sorta di vostra ombra, anche se la definizione sarebbe alquanto inesatta. Vedete un'ombra, è qualcosa che in un modo o nell'altro è vincolato a voi e silenziosamente emula ogni vostro movimento. Io sono diverso. Io sono più come uno spettatore. Ecco, questa forse è l'idea più giusta che potete avere di me. Immaginatemi lì, che vi guardo, senza pronunciare alcun giudizio, perché trascendo da qualsiasi morale. Io sono lì, tra i pensieri e i gesti, tra le parole e le omissioni, tra i sogni e la vita vera. Ed è per questo motivo che voi qui oggi avete la più grande occasione della vostra vita, la possibilità di parlare finalmente con voi stessi, ma non con quella parte conscia di voi, con quella parte che pesa ogni scelta, che sublimina la vostra mente e di conseguenza ogni vostra azione, no, ma con quella parte inconscia di voi, e forse per questo motivo più vera. Perché prima di essere carne, prima di essere pensieri, prima di avere un nome ed un lavoro, voi siete prima di tutto inconscio. Voi siete prima di tutto me. Bene, sono sicuro che in questo momento però una seconda e forse più invadente domanda vi si è presentata davanti in attesa di un'adeguata risposta. Ma se io sono voi, quale storia potrei mai raccontare che voi già non conoscete e di cui voi non avete già tratto, nel caso ce ne fosse una morale o un insegnamento? Ebbene, questa domanda ha sicuramente modo di essere. Vedete, quello che voglio raccontare oggi non è nient'altro che la vostra stessa storia. E quindi sì, la vostra domanda adesso ha un peso ancora maggiore. Chi più di voi conosce la propria vita? Permettetemi di aiutarvi ancora una volta a capire questo concetto, con un'altra metafora. Immaginate di essere degli spettatori in un teatro. Esatto, proprio come in questo momento. Voi siete lì e avete davanti a voi il palcoscenico, con le sue luci,
e con i suoi attori che magistralmente portano avanti una storia. Immaginate adesso di essere ancora gli spettatori della stessa opera, ma questa volta posti dietro le quinte. L'opera è la stessa. Gli attori continuano a recitare le stesse battute. Ma quello che voi vedete adesso è diverso. Voi adesso avete la possibilità di poter percepire l'ansia di un attore nell'entrare in scena. O la delusione, magari, per aver sbagliato una battuta. Capite che adesso avete la possibilità di poter guardare oltre. Anzi, sarebbe opportuno dire che avete la possibilità di guardare le cose in maniera diversa. Ecco, per tutto questo tempo, io sono stato lo spettatore dietro le quinte di quell'opera che è la vostra vita. E volete sapere che cosa ho visto? Io ho visto voi, incapaci di prendere una decisione. Vittime, troppe volte, delle persone e degli eventi, la vostra vita, le situazioni che si sono avvicendate e che l'hanno caratterizzata, non sono altro che il frutto di una serie di scelte mancate, di imposizioni che per un qualche assurdo motivo avete deciso di accettare. Lo spazio intorno a voi è diventato, senza che voi avete fatto nulla per evitarlo, in un gigantesco limbo, dove tutto è amorfo e il tempo scandisce giornate tutte uguali fra di loro. Ditemi, è questa la vita che volevate? Avete così poco tempo su questa terra, in una misura che per ognuno di voi è variabile e sconosciuta. Ditemi, perché avete deciso di accettare tutto questo? Perché avete deciso di voler essere anziché vivere? Perché voi in questo momento sicuramente siete. C'è il vostro corpo, la vostra mente, sono in uno specifico spazio, in uno specifico tempo, e questo è innegabile, la vostra stessa esistenza è la prova tangibile. Ma questo non è vivere, no? Vivere è un'altra cosa. Ecco come tutto torna all'origine, a quella primordiale domanda con cui ho cercato di scuotere le vostre anime e che è il fulcro di questo mio monologo. Che cosa fa più paura nella vita? Le conseguenze di una scelta o l'incapacità di saper scegliere? Vi meraviglierete nel sapere che entrambe le risposte, in un modo o nell'altro, sono la causa del vostro non vivere, perché entrambe hanno come fine ultimo la stessa conseguenza, che è la più grave delle malattie che un uomo possa mai contrarre. L'accettazione. Ecco la risposta che tanto stavate cercando. Capite finalmente che vivere non significa più solo e soltanto essere, ma anche e soprattutto scegliere. Ed è solo scegliendo, ed è solo liberandovi da quella stupida, illusoria e confortevole convinzione che vi dice che tutto questo debba necessariamente essere così, che potrete capire che cosa significa vivere e quale grande e prezioso senso può avere la vostra stessa esistenza. Capirete di essere stati ingannati dalla vostra stessa mente, che ha frenato con la paura, con l'accettazione ogni vostro passo troppo oltre, e voi siete gli unici veri nemici di voi stessi. Ma scegliere non è affatto il fine di questo nostro viaggio, bensì il mezzo, perché è a partire dalle scelte che farete che vedrete la vostra vita cambiare, prendere forma ancora ed ancora in un processo infinito, meraviglioso. Perché ciò che più dovete bramare, ciò che più dovete desiderare è l'evoluzione, è il cambiamento. Perché è parte della vostra stessa natura, del vostro spirito, quello di essere un qualcosa e di essere qualcos'altro nell'istante successivo. Io vi direi di fare vostro questo messaggio, ma sarebbe inutile, perché questo messaggio parte proprio da voi. Ed ogni cellula del vostro corpo urla, scalcia, affinché voi possiate capire e ricominciare a cambiare ed evolvere. E in tutto questo, io non sono altro che il portavoce dei vostri sogni, delle vostre emozioni.
tutte quelle parole che volevate dire e che non avete detto, di quegli amori che avete tenuto nascosto per paura delle conseguenze, dei rimpianti che si sono accumulati nel tempo. Io sono il portavoce e l'essenza stessa di quell'istinto primordiale che è la ricerca continua ed asfissiante della felicità, qualunque valore voi diate ad essa. E sono sicuro che in tutto questo non avrò detto nulla in più di quello che voi in fondo già non sapevate. Perché, come ho detto, alla fine io non sono nient'altro che voi, chiunque voi siate.